Mike Quincy, canalizzazione del sé superiore, 21 gennaio 2022, traduzione Marina. Estratti da Crayon, 2018. Descrive com'è il vero te dall'altro lato, con dettagli sorprendenti. Vi siete mai chiesti cosa c'è dall'altro lato del velo che ci separa dalle dimensioni superiori? C'è una musica che voi percepite attraverso i vostri sensi. Il velo si sta assottigliando e le cose belle stanno arrivando. E voi entrerete in una conoscenza avanzata, poiché siete parte di tutto ciò che è. Ci sono più dimensioni nella nuova energia che sono nuove per voi. Sarà il primo passo verso l'evoluzione del pianeta Terra. Il primo passo per far sì che il vostro DNA cominci a vibrare ad una percentuale maggiore del 33% o del 35% sulla strada verso il 44%. Sarà rassicurante, senza alcun timore di entrare nell'ignoto. Apprezzerete il Dio interiore ed essere uno con tutto. 21 gennaio 2022, Mike Quincy. Finalmente ci sono segni che il virus Covid e le varianti successive cominciano ad avere meno effetto su di voi. Con alti tassi di mortalità, molti di voi si sono chiesti quale sia la natura della morte umana e cosa un'anima può aspettarsi di sperimentare nei regni superiori. C'è molta confusione, a seconda del vostro credo, sul fatto che il vostro corpo risorga o meno. Vi aiuterebbe a capire la posizione se capiste la verità, che non avete più bisogno del vostro corpo fisico una volta che siete morti. È carne e sangue che si decompone e alla fine scompare, lasciando solo il vostro scheletro che non ha più alcuna funzione e quindi non viene resuscitato. Quindi vi chiedete cosa c'è dopo per l'anima che siete voi, e noi possiamo dirvi che, come è stato raccontato da coloro che hanno avuto l'esperienza, una volta lasciato il vostro corpo fisico, vi troverete immediatamente nel vostro corpo eterico. È una versione più fine di esso, è libera da qualsiasi malattia, deformità o ferita. È come se foste un essere umano nel fiore degli anni. Alcune anime si aspettano di essere esattamente come sulla Terra, e finché non si rendono conto che hanno il potere del pensiero per cambiare le cose, rimarrà così. È normale incontrare prima la famiglia e gli amici per una riunione. Ma in breve tempo siete chiamati ad incontrare il vostro mentore, che è anche indicato come la vostra guida. C'è una valutazione della vostra vita e delle misure suggerite per superare i problemi che non sono stati chiariti. Questi saranno presenti nella vostra prossima vita, dandovi l'opportunità di superarli, e un piano di vita viene organizzato dopo una discussione reciproca. Non c'è giudizio o punizione per gli errori, come alcuni credono, ma dovranno essere affrontati e sperimentati di nuovo con lo scopo di acquisire una conclusione positiva. La vita ha uno scopo che ruota intorno alla vostra crescita spirituale e riceverete tutto l'aiuto di cui avete bisogno. Alcune anime si reincarneranno rapidamente e torneranno sulla Terra per continuare la loro crescita. Con l'ascensione che si avvicina, altre possono rimanere nei regni superiori per ascendere o continuare la loro evoluzione ad un livello appropriato. C'è un posto che viene chiamato inferno, dove le anime che hanno una vibrazione di livello molto basso si troveranno in uno dei livelli più oscuri. Spesso hanno poca luce, ma le anime che hanno elevato le loro vibrazioni saranno naturalmente attratte dai livelli superiori di luce. Più un'anima è negativa, meno luce è attratta da lei e presente nella sua aura.
Ciò significa che ogni anima alla morte del fisico si troverà automaticamente ad un livello simile. Ad un'anima superiore i livelli inferiori appariranno estremamente scuri e privi di luce. Questo particolare periodo di tempo è unico, in quanto è un'opportunità unica di abbandonare permanentemente i livelli inferiori di vibrazione. Gli oscuri hanno fatto del loro meglio per impedirvi di apprendere la verità, in modo che finiate per avere una serie di vite, spesso con poca o nessuna comprensione di come elevarvi ai livelli superiori di vibrazione. In parte è dovuto all'enorme numero di insegnamenti diversi riguardanti l'aldilà. Alcuni portano insegnamenti che toccano la verità, ma pochi danno un semplice resoconto di ciò che è la vera realtà, rendendo difficile determinare quali insegnamenti sono i più utili e in linea con la verità. Sarebbe corretto dire che siccome le persone sono chiaramente a molti livelli diversi di comprensione, cercano di avanzare secondo la loro capacità di accettare ciò che viene dato. Logicamente tutti i percorsi devono alla fine portare alla verità, ma arrivarci è chiaramente difficile quando si presentano così tante opzioni. A questo proposito va detto che non siete lasciati soli a fare progressi e gli eventi saranno organizzati per assicurare il vostro progresso. C'è bisogno che voi facciate il primo passo e non appena le vostre guide si renderanno conto che vi siete risvegliati, saranno al vostro fianco. Chiaramente incontrare altre anime che sono progredite verso la verità aiuterà a rispondere ai vostri bisogni, ma alla fine siete voi a decidere quali passi fare per assicurare il vostro costante progresso. Cari, sappiamo che progredire non è facile, ma con il puro intento troverete quasi certamente la via da seguire. Ci sono molti modi per acquisire la conoscenza e nel corso delle epoche sono stati scritti molti buoni libri per guidare coloro che cercano aiuto. Avete molti gruppi e società che professano di avere i veri insegnamenti basati, per esempio, su quelli dati da Gesù e registrati nella Bibbia. Tuttavia, avete ancora bisogno di stare attenti a ciò in cui credete, quindi usate sempre il discernimento. Gran parte dei vostri progressi saranno stati organizzati in modo che si adattino a voi personalmente. La verità più importante in questo momento è che Dio è dentro di voi e quando siete in grado di riconoscerlo, avete sempre la vostra linea diretta di contatto. Quanto è difficile mettere a riposo la vostra mente quando avete così tante opzioni, ma ovviamente troverete il vostro percorso come risultato della vostra ricerca. Certamente, quando sarete pronti a progredire, avrete molto aiuto e siate certi che nei vostri momenti di calma le vostre guide potranno contattarvi. Nessuno vuole che falliate, tranne gli oscuri che vi porteranno volontariamente fuori strada, anzi avveleneranno la vostra mente e vi attireranno verso un cammino di autogratificazione. Se sentite che il vostro progresso è lento, non preoccupatevi, perché vi sarà dato solo ciò che è adatto alla vostra crescita spirituale in quel momento. Ma se vi sentite pronti, ogni aiuto vi sarà dato, in un modo o nell'altro. Vi lascio con amore e benedizioni e che la luce possa illuminare i vostri giorni e il vostro cammino verso il completamento. Questo messaggio viene attraverso il mio sé superiore, il mio sé divino, e ogni anima ha la stessa connessione con Dio. In amore e luce. Mike Quincy.